Partecipo con molto piacere a questa iniziativa che ha organizzato oggi la Proloco. Io rappresento il Consorzio Terra d'Amare, sono Francesco Imbrois e sono il direttore. Questa è un'ottima iniziativa fatta tecnicamente si dice sottodata, perché praticamente ci tendiamo di prepararci per ciò che concerne poi il periodo estivo, in riferimento a quelli che saranno i nostri ospiti su questa costa. Terra d'Amare ha fatto un sacco di iniziative per ciò che concerne la stagione estiva. Più tardi, poi magari durante l'incontro ne parleremo più dettagliatamente, però posso anticipare soltanto che abbiamo organizzato al meglio per ciò che concerne l'accoglienza degli ospiti sia nelle strutture alberghiere ed extraalberghiere, ma anche per ciò che concerne gli stabilimenti balneari e quindi per ciò che riguarda la ricettività diurna. La cosa più importante che quest'anno ci teniamo a mettere in evidenza è il fatto che abbiamo degli accordi con dei partner che abbiamo fatto sia per quanto riguarda lo spostamento dei viaggiatori con il Dodo Treno, ma anche un accordo con Welcome to Italy, che è un portale che farà incoming per i prossimi anni, e noi abbiamo fatto partenariato per ciò che concerne questa fascia tirrenica cosentina. Per ciò che concerne l'accoglienza dei nostri ospiti abbiamo messo in piedi una serie di iniziative, ne anticipo solo due. Una riguarda la possibilità di fare delle visite guidate nei nostri borghi e quindi nei nostri centri storici, e l'altra riguarda la possibilità di fare delle degustazioni dei prodotti tipici della nostra zona, il tutto ovviamente organizzato e pagato, diciamo tecnicamente tra virgolette pagato, dal Consorzio Terra d'Amare, perché vogliamo, oltre al fatto che gli rimane impressa la Calabria, questa nostra costa per il mare, vogliamo che si portino dietro un pezzo della nostra storia che riguarda, ripeto, sia la cultura ma anche la questione enogastronomica.